Presidente Memmo, possiamo fare già un bilancio di quello che è stato il 2021 per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti della regione Abruzzo? Ci sono stati tanti, possiamo dire, tanti aspetti positivi? Sì, tantissimi. Intanto punterei sulla ripartenza su tutti, soprattutto perché abbiamo intanto riattivato tutto il sistema calcio nella regione, quindi non solo le categorie importanti, ma quello che ci interessava di più erano le categorie minori, ma soprattutto il settore giovanile. Abbiamo riacquisito, quindi siamo passati da 19.000 tesserati con il crollo che c'era stato a causa della pandemia e del Covid, siamo ritornati ai numeri abruzzesi intorno ai 27-28.000 tesserati, e quindi già questo per noi sicuramente è un risultato straordinario. Tanto lavoro, tanta dedizione e soprattutto tanto sacrificio, perché per poter riavviare la società questi sono stati sicuramente i passaggi che tutti hanno dovuto fare, e possiamo dire che l'hanno fatto anche molto bene, quindi io mi complimento con tutte le società. Ecco, l'obiettivo per il 2022? Intanto, come dicevamo, sicuramente la cosa più importante è quella di conservare il numero di tesserati, ma soprattutto stiamo puntando tantissimo sulla formazione, perché riteniamo che chi non si forma si ferma. Quindi è uno slogan che abbiamo tirato fuori in questo periodo, in questi mesi in cui abbiamo iniziato questa attività di formazione a 360 gradi, perché gli argomenti da trattare sono tantissimi, dalla comunicazione all'organizzazione della società, alle regole, ma abbiamo istituito anche dei rapporti di partnership con le università per poter poi questa formazione portarla a un livello più alto, che è quello dirigenziale, e poter insieme alle stesse quindi lavorare per creare i dirigenti del futuro. Vorrei intanto ringraziare loro veramente immensamente per quello che fanno, ma soprattutto, come dicevo prima, in questo periodo perché è ancora più difficoltoso. Quindi con questi sacrifici enormi, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per quello che dico dal punto di vista sociale. Quindi un'attenzione particolare la richiedo e la chiedo a tutte le istituzioni regionali, comunali, per poter sostenere l'attività delle nostre società e per poter insieme, perché la cosa che chiedo è proprio questa, insieme e sinergicamente di lavorare per poter far crescere la nostra attività, ma soprattutto i nostri giovani e i nostri ragazzi.